Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese. E da un bel po' che non porto un video del genere, un video pull, dove appunto andiamo a cercare una nuova arma Burst LD, anche se in realtà l'obiettivo principale è la LD. Ma oggi parliamo per l'appunto di Bartz. Bartz ritorna all'interno del gioco con la Everyone Medals Challenge sotto forma di versione Heretics e torna con la sua arma LD e la sua arma BT. Partiamo subito col presupposto da dire che hanno migliorato sensibilmente Bartz, rendendolo capace di infliggere uno status Imperil di tipo vento e di prendere un enchant, diciamo in base ovviamente alle skill che effettua, dove praticamente lui stesso prende enchant di tipo vento e al tempo stesso dà imperil di tipo vento agli avversari. Quindi un self enchanter non per il party, che comunque può dare relativamente una mano in base alle situazioni. Il kit successivamente di Bartz lo conosciamo tutti, è abbastanza singolare in quanto tende a puntare la battery a diciamo a un numero abbastanza elevato, ma al tempo stesso effettuare gravity sui nostri avversari. Una gravity che adesso viene sfruttata anche tramite LD e il nuovo attacco HP++. Ma di questo noi probabilmente poi ne parleremo meglio in live su Twitch, quindi vi aspetto poi successivamente alle 9, sempre a partire dal solito orario alle 9, per provare un attimo quello che può essere il percorso di Bartz, quello che può essere appunto il suo entourage, chiamiamolo così, quindi magari anche averlo tra gli amici a disposizione, vedere un test per quanto riguarda la LD, per quanto riguarda la BT, vediamo un pochino come viene gestita questa nuova situazione. Ma oggi siamo qui per effettuare le free multi che abbiamo a disposizione grazie al fatto di essere entrati ufficialmente all'interno della campagna autunnale del gioco. Quindi fino a fine mese avremo la prima multisummon gratuita verso tutti i banner che arriveranno in questa ultima metà del mese. Ovviamente il ticket giornaliero che ci viene offerto sempre al solito dalla nostra versione giapponese, ticket che andrò a spendere come sempre su Fujin nell'eventualità di trovare la LD o qualcosa di Fujin, che ovviamente non succede. E adesso invece andiamoci a godere la multisummon del secondo banner, dove ritorna in gioco la LD di Penelo. Quindi non nessuna nuova LD insieme ovviamente a Bartz, cosa che mi sembra abbastanza giusta visto che negli altri banner c'è sempre stato un reprint. L'unica curiosità era il fatto di vedere magari dove potessero inserire Vivi, dato che comunque era già stato mostrato, o per meglio dire ho mostrato già il suo buff unico che è stato trovato all'interno del gioco, però si sperava appunto di vedere magari Vivi da qualche parte, ma a quanto pare non è ancora il suo momento. Detto questo, io vado con la prima multi, che è una bellissima orb azzurra che ci colora la felicità di pullare su un banner che in realtà avrei tranquillamente skippato. Devo essere onesto, cioè se non ci fossero le free multi, questo era letteralmente un banner che per me non aveva senso di essere commentato. Beh, diciamo che già il pull parla da solo, tutto bronzo e una sola 35, quindi io lo sapevo che succedeva. Vedi, i personaggi che io odio
o che non voglio, mi regalano la roba. I personaggi che odio o che non voglio mi regalano la roba. Cioè, la Free che mi regala la BT di Barz. Cioè, che a me non me ne frega nulla. Cioè, se mi desse anche le LD insieme sarebbe stupendo, ma no, ovviamente. Dammi la Burst, ma non darmi la LD, che schifo. Cioè, veramente, io non ho parole. Io non ho assolutamente parole su questa cosa, perché... Cioè, adesso devo andargli a cercare anche la LD. Capito? Perché non solo non mi interessava, ma adesso gli devo cercare anche la LD. Allora, tiriamo questi 30 ticket. Ormai, tiriamo questi 30 ticket sperando di non spenderne di più. Perché nell'eventualità la cerchiamo in live la LD a sto punto. Io... Vedi, questi sono gli imprevisti che dopo che tu fai un piano di risparmio, che io comunque avevo comunque calcolato di skippare i vari banner, avevo calcolato di tenere tot risorse da parte, giustamente che cosa succede? Succede che poi il gioco ti mette queste trappole. Già c'è il fatto che arriverà Galuf con un banner esclusivo dove... appunto sarà difficile trovarlo, visto che sarà un banner molto probabilmente, ecco, vabbè, tutto mi sta uscendo, dove probabilmente è un banner come quello di Ignis o di Eris, che praticamente sarà particolare. Cioè, mi sta uscendo tutto di Barz e non mi sta uscendo le LED. Cioè, visto che il banner è generoso, cioè mi sta dando un sacco di dorate, perché non mi dai anche le LED? Dici, sai, magari così mi fai risparmiare qualche cosino, no? Che ne pensi? Giusto così, va, giusto per... Magari... Che ne pensi? Mi dai qualche cosino? No. Va bene. Comunque, stavo dicendo, già c'ho il problema che Galuf viene messo all'interno di un banner trappola, mettiamola così, che è simile a quello di Ignis o Eris, no? Quindi diciamo percentuali aumentate per quanto riguarda 15-35x delle armi del protagonista in questione, ovvero Galuf, però poi comunque la LD, la BT di Barz, che sono sempre con le stesse percentuali, quindi diciamo che a parte trovare tutti i personaggi al suo interno, che potrebbe essere alquanto fastidioso, cioè, però, non lo so, cioè, sti banner che stanno iniziando a mettere sono veramente, veramente brutti. Cioè, parliamoci chiaro, sono veramente brutti. Però, giustamente, li mettono e tu che fai? Non pulli? Certo che pulli. Specialmente se ti dicono, ti mettono Galuf. Comunque Galuf... Attenzione, un connecting. Ti prego, dimmi che è la LD. Ovviamente, è la X, perché giustamente che fai? Non la prendi la X? No, che già me l'aveva data, diamogliene un'altra, giustamente. E quindi il problema per l'appunto è che Galuf esce in questi banner trappola. Cioè, però tu che fai? Non ci pulli? Certo che ci pulli. Ci pulli a come? E Galuf? Cioè, soprattutto conoscendo la meccanica di Galuf... E la sua LD praticamente era una di quelle che si aspettava con ansia già a partire dal suo livello 70, dove appunto già si pensava al fatto di dover dire madonna mia, la LD di Galuf chissà come sarà. Andiamo un po' più avanti, fermiamoci magari a 680. Tanto teoricamente dovrei recuperare i ticket dalle varie missioni Heretics, quindi mi fermo un pochettino più in là. Ovviamente stavolta preferisco veramente spendere ticket anziché spendere le gemme, perché cioè ormai siamo in ballo, balliamo.
Siamo in ballo, balliamo. Non posso fare altrimenti. Cioè, io poi personalmente, per come sono fatto, mi dà fastidio proprio avere un personaggio incompleto. Cioè, aver trovato la BT così e non prendergli le LD mi farebbe mangiare le mani. Specialmente sapendo che magari in futuro metteranno anche un LD Shop. Cioè, all'anniversario penso che ormai sia abbastanza evidente il fatto che si metterà un LD Shop. Mi sembra abbastanza ovvio. Dai. LD. Madonna mia. Cioè, se mi fosse mancata la X, sicuramente mi sarebbero uscite tipo le LD a nastro. Però giustamente il gioco mi fa la trappola dandomi la BT per poi ovviamente non darmi nulla dopo, perché è normale che sia così. È assolutamente normale. Comunque a 680 mi fermo. 680 mi fermo e magari vediamo. Continuiamo a pullare in live stasera, provando a cercare la LD, sperando di non spendere troppo. Queste erano tutte le risorse che dovevo conservare per fine mese. Queste erano tutte le risorse che dovevo consumare per fine mese. Ultimo ticket. Niente. Va bene. Ok, direi che per il momento mi fermo qui. Giustamente BT senza LD di un personaggio che non mi interessava, che non ho neanche maxato tra l'altro. Però va bene. Va bene. Accetto la conseguenza. Per il resto io vi ringrazio per essere stati con me, spero che voi possiate avere più fortuna. Detto questo, io vi ringrazio e ci becchiamo in live su Twitch e con i prossimi video. Bye bye.